Ben ritrovati alle notizie di oggi, mercoledì 13 gennaio, in questa edizione serale di TG Cosmos. Andiamo subito alla cronaca in primo piano con il dramma che a pochi metri dalla spiaggia di Santa Maria di Castellabate si è consumato in zona lago. Infatti è stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Sul posto gli uomini della Guardia Costiera di Agropoli, Vigili del Fuoco e di Carabinieri. Visto il mare agitato degli ultimi giorni, non è da escludere che l'uomo sia stato vittima di un naufragio, ma è da verificare anche l'ipotesi secondo cui il cadavere possa essere stato trasportato lì dalle correnti. Dalle prime indagini, ad ogni modo, pare che il corpo sia quello di Elio Antonio Villacidro, uno dei due pescatori sportivi dispersi in mare nel Golfo di Napoli dall'8 di dicembre dello scorso anno e di cui erano in corso le ricerche. Sono stati licenziati 8 dei 9 dipendenti dell'ospedale di San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno coinvolti nel blitz anti-assenteismo. Il servizio. Sono stati licenziati 8 dei 9 dipendenti dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, coinvolti nel blitz anti-assenteismo. Il provvedimento è stato notificato ancor prima del procedimento penale a carico dei dipendenti infedeli. Il provvedimento disciplinare, in ogni caso, come recita la missiva notificata agli interessati, è giustificato sulla base delle contestazioni mosse dalla procura, nonostante per gli stessi non si sia ancora giunti a giudizio. L'azienda, che aveva annunciato provvedimenti rigorosi dopo aver appurato la responsabilità per ogni singolo dipendente nel corso dell'inchiesta interna portata avanti dalla commissione disciplinare, ha deciso di far scattare i licenziamenti nei confronti dei dipendenti ritenuti assenteisti. Tutto nacque da un esposto presentato dalla sindacalista cicalese della CISL, che aveva notato delle anomalie sull'utilizzo del beige. Nel 2014 presentò denuncia contro anonimi alla Guardia di Finanza e le stesse Fiamme Gialle, su input del sostituto procuratore Francesco Rotondo, avevano provveduto a installare le telecamere nei pressi delle macchinette che marcavano le presenze all'interno del Ruggi. Fu proprio il sistema di videosorveglianza a far emergere particolari inquietanti sui dipendenti dell'ospedale di Via San Leonardo. Nacquero pedinamenti e intercettazioni ambientali che portarono ad accertare dipendenti che si gustavano un gelato a Marina di Vietri sul mare o chi faceva shopping e la spesa per le strade centrali di Salerno. In un'altra occasione, una dipendente, dopo aver regolarmente timbrato il cartellino, aveva deciso di farsi dare un'aggiustatina ai capelli per poi concedersi qualche ora di relax alla Galleria Mediterranea. Ma c'era anche l'impiegata che era in riva al mare con il proprio compagno, oppure un dipendente scoperto mentre giocava a carte in un circolo ricreativo. Tutti dovevano stare al lavoro, ma in realtà erano fuori dell'ospedale per vicende private. E tra di loro c'è anche chi avrebbe preso lo straordinario nonostante non ne avesse avuto diritto. I reati contestati a vario titolo vanno dalla truffa al concorso. Continuiamo con la cronaca. Aggredisce i carabinieri durante un controllo, arrestato un 39enne del posto, è successo ieri sul lungomare di Sapri. Nel corso di una serie di controlli su strada tesi a contrastare i reati di larga diffusione, i carabinieri della stazione di Sapri, insieme al personale dell'aliquota radiomobili della compagnia di Sapri, hanno arrestato un 38enne residente a Sapri per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I militari dell'arma, insospettiti dalla presenza di tre soggetti a bordo di un'auto ferma sul lungomare di Sapri, hanno deciso di effettuare un controllo. Nel corso della perquisizione, i tre, tra cui un minorenne residente a Torre Orsaia, sono stati trovati in possesso di circa 100 grammi di hashish. Al momento delle contestazioni da parte dei carabinieri, uno di loro ha tentato di aggredire un militare. Immediatamente fermato dagli altri carabinieri operanti, è stato arrestato e poi condotto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Intanto anche gli altri due occupanti dell'auto sono stati denunciati per il reato di detenzione di sostanza stupefacente. L'inviato di Striscia la Notizia, Luca Bete, è giunto ieri mattina negli uffici del comune di Agropoli per chiedere delucidazioni sul motivo per cui un'auto dei vigili urbani continui
a circolare per la città nonostante sia sprovvista della polizza assicurativa. Il simpatico giornalista del TG satirico di Canale 5 ha prima intervistato il sindaco Franco Alfieri e poi ha provato inutilmente a sentire la posizione del comandante dei caschi bianchi Maurizio Crispino, che invece ha delegato il maresciallo Maurizio Cauceglia a chiarire la vicenda, che sarebbe scoppiata solo per disguidi burocratici. Ovviamente è a lui che Abete ha consegnato l'immancabile pigna. E occupiamoci ora di sanità nel Vallo di Diano. Antonella Citro ne ha parlato con il direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottor Luigi Mandia. Parliamo dello stato di salute del presidio ospedaliero di Polla, se dal suo avvento ha riscontrato particolari novità o comunque cosa ci dobbiamo aspettare in quanto utenza, in quanto territorio da questo presidio ospedaliero? Beh, dottoressa, l'avvento mi ricorda qualcosa di qualcuno ben più importante di me. Io sono direttore di questo presidio che ritengo, per l'amor di Dio, si possa tranquillamente affermare non essere solo il presidio di Polla, ma è l'ospedale di una zona vastissima, è la zona del Vallo di Diano, non solo, ma anche la zona che parte dagli Alburni, Petina, fino a Casalbuono. Questo significa che ovviamente c'è una pregnanza maggiore rispetto a questa necessità di tutelare, come dire, di prestare attenzione e di lavorare in questo presidio. Perché? Perché a Napoli gli ospedali ce ne sono tanti, qua c'è solo questo, e dato che la salute è un diritto sancito costituzionalmente per chi come me è impegnato a lavorare per gli ospedali, lavorare qui significa sicuramente metterci maggiore impegno e dar luogo, come dire, a una condizione che mi responsabilizza maggiormente. Ecco, quando si parla di ospedali chiaramente si parla anche di fiducia che l'utente nutre ha nei confronti della sanità oggi. Ecco, qual è il primo messaggio che lei si sente di lanciare a questa utenza così vasta di un territorio? E ricordiamolo anche che il presidio ospedaliero di Polla, di Sant'Arsenio, sono due presidi importanti, indispensabili per un territorio che si trova quasi sempre decentrato rispetto ai grossi centri. È il fatto che io ci sono e che ci sono e che ci metto la faccia per quello che mi compete, nel senso che sicuramente il presidio di Polla, la cui vocazione è quella dell'emergenza urgenza, oggi c'è. Noi lavoriamo per cercare, come dire, di migliorare la condizione, di far sì che diventi sempre di più punto di riferimento. Ritengo che un discorso bisogna farlo pure per Sant'Arsenio, perché Sant'Arsenio è una condizione rispetto alla quale sarà ovviamente la politica intesa come indirizzo a scegliere. Se dovessero ritenere, io sono a disposizione per quello che mi dovessero chiedere. E a Sapri il gruppo di minoranza interroga il sindaco Giuseppe Del Medico sull'iter per l'abbattimento dell'ex cementificio. Ascoltiamo. A Sapri il gruppo di minoranza interroga il sindaco sull'iter avviato dalla giunta per l'abbattimento dell'ex cementificio. Per i consiglieri d'opposizione il percorso intrapreso dall'amministrazione Del Medico va contro gli interessi dell'ente e a favore della società proprietaria dell'ecomostro e dell'area su cui lo stesso insiste. Nel documento la minoranza chiede al governo locale di rivedere l'iter in corso, di richiedere una polizza fideiussoria che garantisca realmente il comune e propone alla maggioranza di puntare alle espropriazione dell'area. Infine, i consiglieri del gruppo Insieme per Sapri dichiarano la loro piena disponibilità propositiva alla risoluzione della problematica. A giorni andranno in appalto i lavori per l'abbattimento dell'ex cementificio. Il comune ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di 400.000 euro circa per l'esecuzione degli interventi di demolizione. La proprietà ha firmato un documento con cui approva l'iter intrapreso dal comune, lasciando chiaramente intendere che non intraprenderà alcuna azione di contrasto alle procedure avviate dal governo locale per l'abbattimento dell'ecomostro e impegnandosi a risarcire i danni. Se così non sarà, il comune potrà acquisire al suo patrimonio l'intera area.
Una manovra questa che è stata criticata già da altre forze d'opposizione, sollevando gli stessi dubbi posti all'attenzione del sindaco e della città in queste ore dal gruppo di minoranza attraverso un'interrogazione al Primo Cittadino. Giuseppe Del Medico sereno dichiara: stiamo lavorando con trasparenza, gli atti sono stati tutti pubblicati, siamo disponibili al dialogo, non abbiamo nulla da nascondere, il nostro obiettivo è chiaro, buttare giù l'ex cementificio e decidere insieme alla città la destinazione d'uso di quell'area. Entro la primavera di quest'anno si aprirà per la prima volta il sipario del nuovo teatro comunale di Sala Consilina realizzato in località Cappuccini. Sono infatti in via di completamento i lavori per rendere fruibile il teatro dopo circa 3 anni di attesa dovuti al blocco dei lavori a causa della mancanza dei fondi. Grazie al finanziamento POR FESR 2007-2013, in base a quanto previsto da un decreto dirigenziale della Regione Campania del mese di dicembre 2013 sull'accelerazione della spesa della Regione, sono arrivati infatti i soldi necessari per completare l'opera e renderla così funzionale. Il costo complessivo dell'opera è di circa 1.600.000 euro. Il nuovo teatro comunale avrà 500 posti a sedere distribuiti su 2 livelli. È stata anche realizzata un'area esterna con una gradinata con altri 500 posti a sedere e da utilizzare per gli spettacoli estivi. L'emergenza cinghiali anche nelle ultime ore fa di nuovo discutere. L'aggressione subita dall'allevatore di Castelcivita e la petizione popolare dei cittadini di Castellabate spedita a Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, tornano a richiamare l'attenzione su un'annosa questione che pare aver tolto la serenità a molte popolazioni della regione, soprattutto nella zona sud della provincia di Salerno. A questo proposito, la Regione Campania, con una delibera di giunta, ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione del programma straordinario che dovrà far fronte a questa emergenza. La Regione Campania, con una delibera di giunta, ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione del programma straordinario che dovrà far fronte all'emergenza cinghiali. Sono state individuate delle iniziative prioritarie, tra cui la pianificazione e il coordinamento delle attività sanitarie connesse alla gestione della fauna selvatica nelle aree protette. Tutti i portatori di interesse dovranno contribuire alle varie fasi di gestione della problematica attraverso anche la definizione di una modulistica univoca tra province, ATC e aree protette, l'analisi storica dei danni e l'individuazione di punti caldi, oltre all'organizzazione di incontri formativi per la prevenzione del pericolo. La specie degli ungulati verrà monitorata a livello regionale attraverso un vero e proprio censimento. Dopo una tracciatura della mappa di distribuzione dei cinghiali in Campania, il territorio regionale verrà diviso in comprensori omogenei di gestione della specie. Verranno definiti i diversi gradi di vocazione della specie e per ogni contesto territoriale e regionale sarà fissata una densità obiettivo e le misure di gestione da attuare. Il programma straordinario regionale prevede ovviamente un'attività di prevenzione e controllo che dovrà essere differenziata a seconda dell'ambito territoriale in cui si andrà ad agire. Sarà inoltre messo in piedi un piano di controllo sanitario sulla vendita delle carni di cinghiale, che possono diventare una risorsa economica per il territorio, visto il loro alto valore organolettico e nutrizionale. La filiera delle carni alternative potrebbe quindi diventare per la Regione Campania un nuovo volano di sviluppo dell'imprenditorialità a vocazione territoriale e occasione di crescita per le aziende del settore. Infine, le linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale introducono la tanto attesa figura dell'operatore faunistico, formato per fornire supporto agli enti e nella realizzazione di censimenti e controllo delle specie. Papa Francesco ha incoronato questa mattina le statue della Madonna della Misericordia delle parrocchie di Sant'Anna e Sant'Antonio di Sala Consilina e di Santa Maria Maggiore nella cattedrale di Teggiano. L'incoronazione e la benedizione è avvenuta al termine dell'udienza generale che il Santo Padre ha tenuto nella Sala Nervi in Vaticano. Ad accompagnare gli oltre 200 fedeli partiti ieri pomeriggio dal Vallo di Diano alla volta di Roma sono stati i parroci Don Luciano Laperuta e Don Giuseppe Puppo.
al ritorno da Roma la statua della Madonna della Misericordia di Sala Consilina, comunemente conosciuta come Madonna del Latte, è stata accolta nella chiesa di Sant'Anna a Sala Consilina, dove rimarrà fino al 17 di gennaio. Il liceo classico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina aderisce alla Notte Nazionale del Liceo Classico, evento che dopo lo strepitoso successo della prima edizione dello scorso anno si celebrerà venerdì 15 gennaio in contemporanea in numerosi licei sparsi su tutto il territorio nazionale, allo scopo di promuovere la cultura classica in tutte le sue molteplici e multiformi espressioni. Per l'occasione il liceo classico tra le 18 e le 24 aprirà le sue porte alla cittadinanza del Vallo di Diano per dare prova di un gioioso orgoglio attraverso una serie di iniziative culturali concepite da docenti e allievi di quanto la cultura classica sia oggi più che mai un mondo pulsante di valori etici, culturali, politici e pedagogici universalmente validi e paradigmatici. Tra le attività programmate figurano letture interpretate di autori antichi, recite, proiezioni di cortometraggi, dibattiti a tema, interventi di ex alunni, ex docenti, giornalisti, personalità, esponenti delle istituzioni amministrative e politiche, esecuzioni musicali e canore, degustazioni enogastronomiche. E adesso la linea al meteo per conoscere la situazione meteorologica per domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Velato o poco nuvoloso. Vento da sud-ovest con intensità di 22 km orari. Raffiche fino a 28 km orari. Nessun aggiornamento né altri servizi dopo la nostra rubrica meteo. Vi lascio ai numeri quindi 0975 520 166 per le vostre telefonate. Potrete anche contattarci con un'email all'indirizzo info@cosmostv.it. Seguite il nostro intero palinsesto su internet in streaming all'indirizzo www.cosmostv.it. Bene, questo è tutto per stasera, vi ricordo che l'informazione ritornerà per voi domani alle ore 14 con il TG Flash. Vi lascio la buona visione dei nostri programmi, quelli di Cosmos TV. Buona serata a tutti.